Daniele, si è concluso questo big match di giornata del girone C di prima categoria, una gara combattuta, equilibrata, quel gol d'inizio ripresa, insomma, ha pesato e non poco, ci sono stati un po' di episodi in quel gol, l'intervento su Soracase e poi anche la posizione di Dragic sul gol, poi però la Superba comunque ha disputato un'ottima gara a tutti gli effetti. Penso che oggi è stata una buona partita, siamo arrivati un po' rimaneggiati, abbiamo preso due espulsioni stupide la settimana scorsa e avevamo tante persone che ne venivano da infortuni e ci siamo un po' scocciati per riuscire a giocare e nonostante quello però si è riusciti a rimanere in partita e loro sono molto bravi davanti e giocando sempre così tra le linee non è neanche facile comunque riuscire poi a capire effettivamente se c'è mezzo metro di fuori gioco oppure no, quindi anche lì dare la colpa all'arbitro non me la sento, perché comunque da solo ci sono 22 persone che li gridano contro e mezzo metro a 25 metri di distanza non è difficile da vedere. Siamo comunque rimasti in partita, abbiamo perso Omar che si è fatto male alla spalla, quella è stata un'ulteriore perdita e potevamo fare anche gol con due tiri di Ivan, è andata male. Continuiamo, ora giochiamo partita per partita, dobbiamo fare così senza guardare più la classifica, cercare di fare ogni sabato 3 punti e poi vediamo, alla fine tiriamo le somme. Cerchiamo di rimanere uniti, cerchiamo di recuperare ancora qualche infortunato, rientrano i due squalificati che hanno preso solo una giornata e quindi cerchiamo di fare corazza e andare avanti, non moriamo, anche se abbiamo perso. Bravi loro, comunque davanti sono devastanti e veramente una buona squadra. Peccato per voi anche comunque essere rimasti in 10, no? In un momento forse di massimo sforzo per provare. Sì, anche quello è stata l'ulteriore mazzata dopo aver corso tanto, comunque abbiamo fatto una partita dispendiosa fisicamente e lì era già munito, ha provato a saltare l'uomo, mezzo tocco che c'era, non c'era, l'arbitro ha deciso di dare il secondo giallo e si è rimasti in 10. Anche in 10 abbiamo preso tutte le ripartenze brutte, però comunque abbiamo tenuto botta, però non siamo riusciti purtroppo a far gol.